Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di due errori che tutti commettono quando addobbano l'albero di Natale. In rete ci sono diversi tutorial su come addobbare migliori alberi di Natale, ma tutti, proprio tutti, commettono questo errore. Non lo collegano al Commodore 64. Bene, questo è l'esperimento di questo video. Per realizzare questo esperimento ho utilizzato l'interfaccia a 4 relè fotocopiatori che vi ho già mostrato in altri video. Si collega alla user port del Commodore 64 ed è in grado di pilotare 4 carichi da 10A ciascuno. Questa volta ho inserito l'interfaccia all'interno di questo contenitore per incrementare la sicurezza. Infatti, qui c'è corrente. Se volete realizzare questo esperimento, prestate molta attenzione. A proposito, se vi piacciono i miei video, i miei esperimenti e le mie recensioni, vi invito a iscrivervi al canale YouTube. Per aumentare ancora la sicurezza, ho collegato un fusibile da 1A all'entrata di alimentazione di rete. Ho anche montato un varistore per ridurre i disturbi elettrici causati dalla scheda con i relè. L'interfaccia deve essere alimentata esternamente, mediante un alimentatore a 5V. Ho incluso l'alimentatore all'interno dello stesso contenitore dove ho montato l'interfaccia relè. I relè comandano l'alimentazione di 4 prese, a cui si collegano le lampadine dell'albero di Natale. Se seguite il link in descrizione, trovate i dettagli dell'esperimento, nonché lo schema di come collegare vari circuiti. Alla scatola di comando dell'albero di Natale entrano i seguenti cavi: il cavo che si collega alla user port del Commodore 64, l'alimentazione di rete e le 4 uscite con le prese, dove collegare le lampadine. Dato che i relè sono piuttosto rumorosi quando scattano, potreste pensare di costruire un'interfaccia con dei triac al posto dei relè per essere più silenziosa. Vediamo ora il software che ho scritto in Basic e che potete scaricare seguendo il link in descrizione. Per caricare il programma utilizzo la Kung Fu Flash, che permette di avviarlo immediatamente all'accensione del Commodore 64. Le lampadine che si acquistano oggi lampeggiano già autonomamente. Non è quindi necessario realizzare una routine per far lampeggiare le serie di lampadine. Anzi, essendoci dei trasformatori, mettere e togliere tensione continuamente potrebbe addirittura essere controproducente. Nel software ho incluso dei comandi per accendere solo una serie di luci alla volta, comandare l'accensione di più serie alla volta, pilotare automaticamente le varie serie di lampadine, lentamente, in modo da scegliere il colore dell'albero e del puntale in automatico. Andiamo a vedere com'è l'effetto sull'albero di Natale. Per scegliere una sola luce alla volta, si utilizzano i tasti da 1 a 4. Premendo 0 si spengono tutte le luci. È anche possibile accendere e spegnere più di un'uscita alla volta. Per questo si premono i tasti A, B, C e D. Infine, premendo S, si attiva una sequenza che permette di alternare le varie lampadine che addobbano l'albero di Natale. Papà, ma non avevi parlato di un altro secondo errore che si può commettere quando si fa l'albero di Natale? Sì, e aver attaccato un puntale così brutto con le fascette. No, ma dai, non è così brutto. Dici davvero? No, era solo per farti piacere. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Medeo Valoroso. E anche da Leo.